momenti di assoluto terrore le prime volte, poi si fa l'abitudine, si fa anche l'abitudine a dover morire, anche a 15 anni. E uno pensava, oggi toccherà a me. L'ho scampata la prima, la seconda, poi la terza volta e poi la quarta, quindi è chiaro che uno pensava, oggi tocca a me, però ci si pensava con una certa, con rassegnazione, succede e basta, tanto sapevamo perfettamente che prima o dopo o poi sarebbe successo a tutti. Che cos'era di terribile? Quando davanti a questo carnefice, questo caronte, come dobbiamo chiamarlo, passavano o due fratelli o padre e figlio, e uno solo di loro veniva mandato a morire. E allora c'erano scene di disperazione terribili, che non era la disperazione di quello che doveva andare a morire, di quello che doveva continuare a vivere. Tra l'altro venivamo contati non come persone, come cose, ma come pezzi, stucche. Oltre l'80% veniva mandato subito a morire nelle camere a gas, quindi era soltanto uno scarso 20% che doveva entrare nel campo per essere sfruttato come schiavo per il lavoro. Erano le stesse SS che ce lo dicevano. L'unico modo per uscire dal campo era quello attraverso il fumo dei camini e dei forni crematori.